Maledetti, mi hanno incastrato. Quante cose avrei potuto fare con l'anello. Per esempio, il cinghiale. E basta! Lo so che ci sono gli scoiattoli, i fiori, gli uccellini, siamo in un bosco, è naturale! Che cosa? Il fiume, l'ho visto, eh! È venuto mezz'ora fa! Direi anche... Dove sono gli altri? Ah, sì, sì, lo sapevo che dovevamo andare dall'altra parte, non dovevo ascoltarti! Lo so, non dovevamo andare di là, dovevi seguire me! Vabbè, va! Beh, ora che facciamo? Beh, io in questa foresta non ci sono mai stato. Beh, fra poco fa buio e... non so proprio dove è uscita. Quell'albero l'ho già visto. Albero! Ah, ma che sei? Ciao, sono Goialbero. Era da tanto tempo che non vedevo qualcuno, ora sono veramente contento di poter parlare. Gli alberi neanche mi ascoltano, gli uccellini non mi considerano, non si posano neanche sopra. Mamma mia, come sono triste. Allora, cosa fate? Da dove venite? Voglio tanto sapere di voi. Noi siamo due hobbit, sai, veniamo dalla contea. Io sono Fracino e lei non so come si chiama. Vabbè, se ci dici dov'è che si esce magari, ci siamo persi. No, ma perché adesso? Parliamo un pochino, è da secoli che non sento qualcuno, che non parlo, che bello. Raccontatemi di qualcosa, non so, da dove venite, perché, su. Poi vabbè, la strada sarebbe per di là, però va bene, siamo insieme, no? Dai, dai, su, no? Perché sì, ti devo raccontare sì. Tante cose, tantissime, quindi più nessuno mi ascolta. Sai cosa è successo l'altro giorno? L'altro giorno ho beccato un altro albero, no? Che non mi voleva proprio considerare, faceva movimento con le fronde, faceva così, e io non sapevo cosa fare. E allora praticamente in quel momento lì ho detto, ma e allora adesso mi ero persa. No, no, ma vieni qui, rimani qui, rimani qui. Perché? Cioè, ti vedo silenziosa, ma secondo me ascolti tantissimo. Ti vedo bene, ti vedo. Allora, no, no, non mi fare così, alla fine, dai, io non so cosa fare. Sono sempre qui immobile, mamma mia, no? Ci ho messo le radici, pensa un po'. Dai. Questa è l'unica via per arrivare alla torre. Attenzione, un mostro antico dimora in questa foresta. Dobbiamo fare il massimo silenzio. Meglio fuori che dentro! Oh. Cos'è stato? Il mostro! Avanti! Fuggite! Sciocchi! Oh, Fruscino, almeno tu! Ma dov'è la tua amica? Ha trovato un nuovo amico, un albero. E ha deciso di avere un rapporto più stretto con la natura. Almeno lei è felice. Ma prezzo! Maledetti cessi! Pace all'anima sua! E alla sua mazza! Basta con queste frocerie! Dobbiamo trovare la torre! Forza, andiamo! Un albero mi ha detto che l'uscita è di lì. Perfetto! Okay.
Ma non è bianca. Dovrebbe essere più alta. E più grossa. Dovrebbe essere storta. E non ci sono i giapponesi. Ma dove si fa il biglietto? Avevo sentito dire che c'era un'altra compagnia da queste parti. Ma il McDonald's non è in fondo a destra? No, quello è il cesso. Ma io ho fame. Ci sta mettendo veramente troppo. Stiamo a sentire a me. Ce la vediamo noi. Vai. Allora, io dico. Partiamo dall'Alaska. Dall'Alaska e... No, che ci stanno chi assai, ah. Vabbè, allora dal Venezuela. Ci sono quelle nere, sono più pesanti, sono più massicce. Sono... Ma che sta meglio, manca. E quindi poi dove andiamo? Dove andiamo? La terra di mezzo. Sì. Tutti i canali. Ah, io ci metto pure una bandierina così lo vedono dove devono andare, lo vedono. Aspetta, pigli un territorio. Ah, l'Europa meridionale, dobbiamo andare là. Aspetta, pigli le altre. Sì, tutti quanti. Ah, bellissimo. Aspetta, piglia quelle nere. Pure quelle gialle, vai, sì. Tutti. Ah, facciamo una strage, sì. Sono lì. Il carro armato, moderna reincarnazione dell'antico carro falcato, fu intuito dalla mente universale di Leonardo, che fin dal 1484 lo definiva sicuro, coperto, inoffensibile, che penetra tra i nemici con le sue artiglierie, capace di porre in fuga gran moltitudine di gente. Andiamo. Birra Lager, una birra per domarli tutti. Snell! È la nostra possibilità! Dobbiamo adesso prendere il nostro tesoro e farlo nostro. Ma Colum vuole bene al padrone. Quale padrone? Hai sbagliato film! Ma Colum... non vuole prendere il tesoro! Checca! No! Ricchione! No! Checca! Perché? No! Piangolo! Basta! Molti cuscini! Che vuol dire? Giacazzi! Burattone! Pinocchio! Sessuale! Invertito! Pompinaro! No! Colum non ne può più! Colum se ne va!